musulmana e sono femminista. Sono musulmana e ho scelto io di portare il velo. Sono musulmano e non mi farò crescere la barba. Sono musulmana e gioco a calcio. Sono musulmano e per me Gesù e Maometto sono due profeti. Sono musulmana e sono una fotografa. Sono musulmano e mi piace lo school americano. Sono musulmana e vado in palestra. Sono musulmano e ascolto la Dark Polo Gang. Sono musulmana, ma non è un buon motivo per guardarmi male. Conoscimi prima. Mi fa ridere il fatto che la gente pensi che una ragazza musulmana non possa uscire con gli amici, non possa uscire la sera. Io faccio tutte queste cose normalmente. E le domande che vengono sempre di frequente sono: perché non mangi il maiale, perché non bevi? E questa cosa non mi dà molto fastidio, però mi dà fastidio proprio il fatto di trovarmi queste domande sempre ripetute, per poi arrivare alla presa in giro. Ci si sente inferiori, ci si sente presi in giro, però bisogna essere più forti e non bisogna farsi controllare dalle emozioni. Per quanto mi riguarda, questi stereotipi non sono inventati, ma sono basati su dei comportamenti, dei atteggiamenti di alcune persone della nostra comunità. E purtroppo queste persone non danno l'esempio. Non bisogna reagire in modo negativo a questi stereotipi, a queste accuse, ma dimostrare attraverso i nostri atteggiamenti ciò che l'Islam è veramente. Penso che noi giovani abbiamo proprio questo compito, il compito di far capire alle altre persone chi sono veramente i musulmani. Lo stereotipo più comune è quello di imporre alle bambine di portare il velo. Io l'ho messo da bambina, ma non perché mi è stato imposto, ma perché l'ho scelto. Sono musulmana e sono una donna libera. Sono musulmana ma non porto il burqa. Sono musulmana e ho amici maschi. Studio economia aziendale all'Università Cattolica. Amo leggere libri, amo andare in palestra e fare sport in generale e uscire con le mie amiche. Studio dietistica alla Statale di Milano. Mi trovo a studiare meccatronica. Mi piace la grafica, mi piace la filosofia, la religione. Amo il calcio. Per questo faccio l'arbitro di calcio. Sono musulmana, ma non sono sottomessa. Sono musulmana, ma gli amici li scelgo io. Sono musulmano, ma ho amici ebrei, cristiani, musulmani o atei. Sono musulmana, ma non mi dà fastidio se tu non lo sei. Sono musulmana, ma non sono estremista. Sono musulmano, ma non ho una bomba nello zaino. Sono musulmana e odio i terroristi. Ho assistito a atti di discriminazione verso una mia amica che porta il velo dopo gli atti terroristici in Francia. Un semplice urlo definendola befana in corridoio a scuola. Quando ero piccola ho subito episodi di discriminazione da parte dei miei compagni di classe alle elementari e non volevano giocare con me e venivo emarginata perché ero marocchina e poi quando ho messo il velo perché portavo il velo. Non ho mai assistito a episodi di discriminazione gravi, se non forse in autobus le solite battutine: torna al tuo paese ma togliti quel velo. C'era questa donna col suo bambino e è passata una donna anziana. A un certo punto gli ha detto un commento un po' cattivo, ovvero torna da dove sei venuta. Sono musulmano ma non sono immigrato. Sono musulmana ma non sono straniero. Sono musulmana e sono milanese. Sono musulmano ma di cognome faccio Cina. Sono bergamasca, pota. Sono musulmano ma amo il mio paese, l'Italia. Sono musulmana ma tra lasagne e couscous, lasagne. Sono musulmano ma preferisco la pizza al kebab. Per trovare punti d'incontro, secondo me bisognerebbe uscire insieme, mangiare insieme, parlare, conoscersi. La cosa migliore sarebbe vivere in società senza pensare alle religioni o magari alle origini e vivere tutti quanti insieme. Penso che alla fine veramente basterebbe aprire i propri orizzonti per capire anche l'altro. Sarebbe un mondo molto più bello e sereno se non ci fosse l'odio, se non si andasse sempre a cercare il difetto del prossimo, perché si sa, ognuno ha i propri difetti e quindi è inutile negarlo. Se ognuno ha i propri difetti, nessuno è perfetto e quindi nessuno può ritenersi valido
a giudicare chiunque altro. C'è un versetto del Corano che mi piace molto ed è فَلَا تَكْرَهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, che significa non odiare qualcosa che magari si può rivelare una cosa positiva, e questo mi aiuta tutti i giorni a, diciamo, non perdere la speranza anche quando la situazione è magari negativa e a non essere triste, perché una cosa principale dell'Islam è che bisogna sempre essere sereni con se stessi, tranquilli e sorridere alla vita.